Qui è quello della notte su Radio Piombino. Allora, intanto presentiamo un po' quelli che sono i No Frame, cioè il gruppo che qui live appunto stasera ci delizierà con tanta bella musica. Chi parla? Avanti, Gaia. Salve. Ciao, presentati. Chi sei? Come ti chiami? Noi non ti conosciamo, fai finta che noi non ti conosciamo. Piacere, io mi chiamo Gaia Trotta e sono la cantante del gruppo No Frame. Beh, che tipo di musica fate voi? Per adesso... A parte abbiamo, quella di stasera. A parte quella di stasera bellissima. Abbiamo un'ampia e vasta gamma di pezzi e di generi. Non abbiamo ancora centrato... Bene, bene, l'importante è crescere, no? Nella musica, fare sempre cose nuove. Allora, presenta gli altri, chi abbiamo? Allora, alla batteria abbiamo Gabriele Antili, al basso Giulia Lambardi, alla chitarra Michela Lesina e all'altra chitarra Matteo Pucci. E allora facciamo un bel applauso, no? Facciamo, abbiamo il pubblico, però ce lo facciamo tra di noi. Allora, diciamo, voi sostenete la musica anni 90. E sostenendo questa musica anni 90, diciamo uno dei gruppi sicuramente che ha fatto la storia della musica anni 90, ma non solo, naturalmente sono i Nirvana. Allora, loro nascono ad Aberdeen, a Washington, nel 1987. I fondatori sin dall'esordio furono il compianto Kurt Cobain, che era la voce alla chitarra, e il bassista Chris Novoselic. Nel 1989 è uscito il loro primo album, Bleach, un album molto molto heavy metal e con un titolo ripreso peraltro anche da una campagna pubblicitaria contro l'AIDS che invitava i tossicodipendenti ad usare la candeggina per pulire gli aghi. Questo è il senso anche di Bleach, il significato. Poi è la volta di Nevermind del 1991, il secondo singolo più venduto del gruppo, l'estratto, il singolo appunto di Nevermind. Superato soltanto da Smells Like Teen Spirit, che fu pubblicato successivamente. Pensate, questa sera invece la traccia che ci ascolteremo è Come As You Are, una canzone d'amore vecchio stile che viene giù in un'armonia di tre parti, così diceva lo stesso Kurt Cobain. Siete pronti allora? Chiaramente.